Buongiorno a tutti. Ho preso il leggio perché le ultime volte che sono venuto litigavo fra la Bibbia e i fogli, quindi questo pulpito è un po' piccolo, quindi usufruisco dell'aiuto anche di questo leggio. Ok, buongiorno a tutti. Di domenica io non predicavo da anni e anni, quindi è la prima volta dopo tanti anni che ritorno a predicare di domenica e sento una grande responsabilità. Ok, il titolo che ho dato a queste riflessioni, non saremo lunghi stamattina, è La mutabilità della vita. La vita cambia di continuo. Innanzitutto diciamo che Salomone, quando ha scritto questo libro, questo libro lo ha scritto verso la fine della sua vita e riflette su quella che è stata la sua esperienza personale e quello che lui vuole dire a noi è quello di non usare le benedizioni di Dio per fini egoistici, ma solo per la gloria di Dio. Il libro dell'Ecclesiaste quindi esplora la vanità della vita quando viene vissuta senza un rapporto con Dio e sottolinea l'inutilità di cercare la felicità nelle cose terrene, nelle cose materiali. Quindi guarderemo questa mattina quattro tematiche. La prima tematica è la vanità delle occupazioni umane. Allora, la prima tematica vedremo solo un riepilogo del primo e del secondo capitolo di Salomone. Il secondo capitolo di Salomone l'abbiamo visto insieme, il primo non ancora. Nel primo capitolo Salomone osserva la ricerca umana della felicità attraverso la conoscenza, attraverso l'istruzione. E ha notato che nel trascorrere del tempo, che il tempo è sempre uguale, non cambiano le stagioni e questo non cambia nei sempre. Il trascorrere del tempo è sempre uguale. E in questo procedere della vita, egli va a valutare che le occupazioni dell'uomo non sono altro che vanità. Sono vanità sia la conoscenza che l'istruzione. E conclude il capitolo 1 dicendo che dove vi è saggezza, vi è anche dolore nel valutare come l'uomo trascorre la sua vita. Questo è come conclude Salomone il primo capitolo. Nel secondo capitolo che abbiamo visto insieme, invece Salomone tratta la ricerca della felicità attraverso il piacere dei sensi, la ricerca della ricchezza, il lavoro. E Salomone conclude che tutto questo non è altro che vanità, perché non si trae alcun profitto e non arriveremo mai alla vera felicità. Quindi, quando noi cerchiamo la felicità nelle cose materiali e nelle cose personali, cosa otteniamo? Noi ci illudiamo forse che accumulando ricchezze oppure fama o potere l'uomo pensa che in questo modo di trovare l'appagamento, di trovare la risposta al perché della vita, al senso della vita. Ma quello che tiene l'uomo sulla terra è solo temporaneo, perché alla morte dovrà lasciare tutto. E vediamo oggi che ci sono persone che ottengono successo, che ottengono dei possedimenti, ma non hanno la vera felicità. Ad esempio, se noi pensiamo a personaggi famosi, tipo Robbie Williams, lo conoscete? Ha fatto Mr. Doubtfire, ha fatto molti film famosi. Era un uomo ricco, era un uomo famoso. A un certo punto della sua vita, siccome era infelice,
si è suicidato. Oppure, io ho sentito ho visto il video di un DJ abbastanza famoso, non vi dirò chi è, e lui ha detto: io ho cercato nella mia vita la ricchezza, ho cercato l'auto dei miei sogni, che sarebbe l'auto, quella del film Ritorno al futuro, non mi ricordo che macchina è, era l'auto dei suoi sogni. E ha detto: è stata una grande delusione. È stato. Io sono più felice adesso, come mi vedete, su un prato a vedere il mio cane che gioca, piuttosto che in quello che io ho ottenuto. Alla fine, quindi, Salomone conclude che tutto è vanità e affanno, e che solo se abbiamo un rapporto con Dio, allora la vita ha un significato. Quindi lui ci invita a riporre fiducia in Dio e non nel mondo. Quindi cercare felicità nella nostra relazione con il Signore. E adesso vediamo, leggiamo il capitolo 3, i primi 11 versetti di Ecclesiaste. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è stato piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. La seconda tematica è i cicli della vita e la sovranità di Dio. Qui abbiamo visto dalla lettura che ogni cosa ha il suo tempo e questi tempi sono stabiliti dalla sovranità di Dio. Noi viviamo in una società che ci spinge a pianificare, noi vogliamo controllare ogni aspetto della nostra vita. Però dimentichiamo una cosa, quello che dimentichiamo è che Dio è sovrano. Non possiamo sempre prevedere o controllare gli eventi. Quando ci sono dei momenti di cambiamento, quando ci sono dei momenti di difficoltà, come credenti noi dobbiamo fidarci di Dio. Pensiamo un po' a quello che è successo durante il periodo del coronavirus. Ognuno di noi aveva le proprie attività, la propria vita. In quel momento la vita di tutti è stata cambiata, è stata sconvolta. Tutte le nostre vite hanno subito un cambiamento drastico. E questo per dire cosa? Che il controllo della nostra vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio. Quindi,
Quando ci sono dei cambiamenti, come credenti, noi dobbiamo sapere che Dio li governa e noi dobbiamo avere fiducia in Lui. Che si tratta di momenti di gioia o di momenti di dolore, tutto ha un senso nel piano divino. Dio ha un piano. Ogni cosa avviene al momento giusto. La terza tematica riguarda i contrasti della vita e il significato di alcuni eventi. Salomone, in questo brano, elenca 28 eventi. Non è un caso. 28 eventi sarebbe 4 volte 7, che sta ad indicare la completezza di tutti gli eventi possibili, quindi che possono succedere nella vita, la nascita, la morte, le emozioni, il lavoro, qualsiasi cosa è incluso in questi eventi. E per ogni cosa, dice Salomone, c'è il suo tempo. Chiedo di mettere il primo versetto, già Giacomo 4, 13, 14. Davanti alla sovranità di Dio, l'uomo dovrebbe essere meno arrogante circa le pretese di avere la capacità di fare delle scelte e di poter decidere. In Giacomo, è un po' instabile. In Giacomo 4, 13 e 14 dice: e ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. L'uomo ha anche la pretesa di fare e disfare il mondo. Vorrebbe, pretende di comandare, di fare quello che vuole dal mondo. Ma anche questa è un'illusione, perché vediamo adesso un altro versetto, il Salmo 33, da 10 a 11. In cui dice: il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. L'uomo può desiderare, può pretendere di fare e disfare il mondo, ma quello che sussiste è la volontà di Dio. Forse alcune di queste situazioni che vengono elencate da Salomone, forse qualcuna di queste situazioni non ci riguarderà, però riguarda tutto il mondo. E nel mondo, quando succedono queste cose, si parla di caso, si parla di evento fortuito, ma dobbiamo sapere che queste cose avvengono perché sono determinati dalla volontà di Dio. Non vedremo tutti questi eventi che Salomone ha elencato, ma ne vedremo giusto qualcuno, perché questo è uno dei brani, come mi è stato detto all'Accademia, uno dei brani più difficili che c'è nella Bibbia, nel riuscire a comprendere tutto quello che Salomone voleva dire. Per cui non vedremo tutti gli eventi, ma ne vedremo solo qualcuno e poi capiremo la loro importanza. Vi è un tempo per nascere e un tempo per morire, il primo.
Tempo per nascere, la nascita di un bambino, penso che sia una cosa bellissima, ci rende felici, siamo tutti gioiosi, contenti, perché una nuova creatura è venuta al mondo. Però se notate il contrasto, Salomone parla di vita e di morte, non include la vita. Perché? Perché lui sta dicendo, come c'è la vita, sappiate che alla fine noi moriremo. Il lasso di tempo che noi viviamo è un lasso di tempo molto breve. E noi come viviamo questo lasso di tempo, questa brevità che è la nostra vita? Ci sono due modi per viverlo. Uno è vivere alla gloria di Dio. Primo modo. Secondo modo è vivere seguendo il proprio cuore, l'ostinatezza del proprio cuore, vivere da incredulo. Questi sono i due modi di vivere. E la morte, di cui parla, la morte ha un impatto molto forte nelle persone, è un momento di dolore ed è un momento che ha avuto un impatto forte anche nella mia famiglia, la morte. Vi spiego perché. Quando io avevo 4 anni è morto mio zio. Era l'unico fratello, l'unico maschio di 5 sorelle da parte di mia madre. Era l'unico maschio. Questa morte, che ha portato dolore, ha portato la mia famiglia a cercare Dio. Questa morte. E grazie a questo evento si è convertito prima mio zio, il marito di una delle sorelle di mia madre, si è convertita mia madre, si è convertita mia nonna, si sono convertiti altri parenti. E la paura della morte ha influito anche sulla mia vita, ha influito. Vi racconto quello che è successo nella mia vita. Io avevo 6-7 anni, non di più, e questo evento ha condizionato la mia vita. Stavo andando con mia madre e mio padre dai nostri cugini. E mentre camminavamo, all'improvviso abbiamo sentito un tonfo dietro di noi. Era una signora che si era buttata dal secondo piano. È una scena che mi è rimasta nella mia testa, ha condizionato la mia vita questo. Questa signora non è morta, si è salvata, ma non era la prima volta che provava il suicidio. Si è salvata la signora, ma questo ha condizionato la mia vita, che io all'età di 18-19 anni, io avevo paura di camminare su un marciapiede. Avevo paura di morire. Avevo paura che qualcuno mi cadesse addosso. Questa signora era caduta a 2 passi da noi, molto vicino a noi, era caduta. E io ho avuto paura perché nel frattempo si era convertito mio zio, mia madre, altri parenti. Io dicevo, ma se io morirò, dove andrò? Questo ha portato a cercare Dio. Quindi, la morte può portare frutti di vita eterna quando la morte spinge le persone a cercare Dio. Nella vita ci possono essere momenti di gioia, ci possono essere momenti di lutto,
Come credenti noi in cosa troviamo conforto? Troviamo conforto che sapendo che Dio è in quei momenti con noi, qualsiasi sia il momento, Dio è con noi, ci accompagna sia nei momenti di gioia che nei momenti di lutto. E nei momenti di dolore noi siamo chiamati a consolare gli altri e nei momenti di gioia siamo chiamati a lodare Dio. Quando affrontiamo lutti, quando affrontiamo tragedie, come la perdita di un amico, di un nostro parente, la sofferenza è una cosa naturale, ma la nostra speranza è in Cristo, perché la nostra speranza è la risurrezione, la nostra speranza è la vita eterna. E adesso veniamo alla quarta e ultima tematica. La fragilità umana e la vanità delle realizzazioni terrene. Ed è il versetto 9. Ve lo leggo per ricordarcelo. E dice: che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Salomone parla di tutti questi eventi, poi all'improvviso cambia e parla del lavoro. Sembra che stia staccando. In realtà lui non sta staccando, Salomone, ma ci sta dicendo una cosa importante, e cioè che noi nella nostra vita possiamo lavorare sodo per costruirci qualcosa, ma queste cose sono durature, quelle che noi costruiamo? Se pensiamo alla sovranità di Dio, se pensiamo a quello che può accadere, noi rischiamo di perdere tutto in un attimo. Pensiamo, ad esempio, a un'alluvione, un terremoto, una guerra. Noi in un attimo perdiamo quello che noi abbiamo costruito in tanti anni. Pensiamo un po'. Quando succedono queste cose, i giornalisti vanno sul posto dove avvengono queste cose e fanno le interviste. Loro mandano in onda, Ludovica e Giampaolo sanno che i giornalisti mandano in onda solo quello che dicono loro. Hanno fatto esperienza in tal senso. Però, quando mandano le interviste, quello che io ho sentito spesso è vedere le persone dire: il lavoro di tutta la mia vita perso in un attimo. Questa è la cosa che appare nelle interviste che loro rilasciano. Se noi pensiamo, ad esempio, il periodo, se c'è un periodo in una guerra, le immagini che abbiamo, persone che hanno lavorato, che a un certo punto sono costretti a lasciare tutto, a scappare e a dipendere totalmente dagli aiuti che vengono dall'esterno. Non sono in grado di procurarsi neanche una bottiglia d'acqua. Quindi, le cose terrene sono fragili, mentre è importante investire nelle cose che hanno un valore eterno. La cosa che conta davvero è vivere dipendendo totalmente da Dio. Paolo, in Filippesi 4,12, ci dice, è un versetto molto famoso, che ci dice: so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. La
La nostra sicurezza in che cosa sta? Sta nelle cose terrene o sta in Dio? La nostra sicurezza deve essere in Dio. Nel versetto 10, dopo, Salomone parla del fatto che Dio dà delle occupazioni all'uomo affinché si affatichino. Perché Dio dà queste occupazioni? Perché l'uomo si affatichi. E lo vediamo questo. Questo è un tema che lui ha trattato, in un certo senso, nel capitolo precedente. Al versetto 17, lui dice: «Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento». Salomone è arrivato a dire che ha odiato questa vita. Ma ha odiato questa vita in che senso? Che era stanco di vivere e voleva togliersi la vita, come succede in alcune persone? O era un altro tipo di discorso che Salomone stava facendo? Salomone stava facendo un altro tipo di discorso. Lui arriva a questa conclusione dopo aver fatto una valutazione e dice: «Io mi sono tanto affaticato nella vita per ottenere quello che ho ottenuto. Gli uomini perdono il sonno, perdono la tranquillità per ottenere quello che vogliono ottenere». E dopo dice: «Io morirò esattamente come morirà uno stolto che non ha fatto niente. E di tutto quello che io ho fatto non mi rimarrà niente». Allora, perché Dio dà queste attività perché l'uomo si affatichi? Perché vuole che l'uomo guardi a lui, perché desideri il riposo che Dio darà ai suoi figlioli. E nel versetto 11 leggiamo, sempre capitolo 3, dice: «Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta». Il termine giusto, corretto, per tradurre la parola «Dio ha fatto ogni cosa bella» sarebbe, essendo esatti, sarebbe giusta, sarebbe appropriato, la giusta traduzione. Quindi questo vuol dire che Dio, tutto quello che lui fa, tutti questi eventi che accadono, che sono secondo la sua volontà, avvengono nel momento giusto, secondo il suo piano. E se questo avviene nel momento giusto, secondo i suoi piani, noi non dobbiamo lamentarci, perché sono secondo la sua volontà. Sono la cosa giusta che deve accadere. Non dobbiamo lamentarci, ma dobbiamo avere fiducia in Dio, perché Dio sta facendo la cosa giusta, quello che deve succedere in quel momento è quello. Anche se è una cosa che a noi non piace, è quella la cosa giusta. Come dice Salomone, probabilmente i piani di Dio noi non li comprenderemo, non siamo in grado di comprendere. Qualcosa il Signore ci farà capire perché succede quello, perché succede quell'altro. Ma non sempre è così. Noi siamo tenuti non a comprendere tutto il piano di Dio, ma a avere fiducia in Dio, mettere le nostre mani nelle mani, mettere la nostra vita nelle mani di Dio. E concludo dicendo: Dio ha messo nei nostri cuori anche il senso dell'eternità. L'uomo lo sa per natura, questa è una testimonianza di Dio che lui esiste.
Noi lo sappiamo per natura che la nostra vita non finisce qua. Noi crediamo che incontreremo Dio. I musulmani credono che incontreranno Allah. Gli induisti credono che dopo la morte ci trasformiamo in qualcos'altro. L'uomo in generale crede che la nostra vita non è limitata qui sulla terra. Non vivremo solo sulla terra, ma vivremo per l'eternità. E Dio ha dato una testimonianza di sé affinché noi, l'uomo, lo cerchi per dare un senso alla propria vita. E concludo dicendo che Salomone ci insegna una cosa: la vita è mutevole, è instabile, è imprevedibile. Tuttavia c'è un Dio sopra questi eventi, c'è un Dio che è sovrano, è un Dio che è sopra ogni situazione. Noi dobbiamo porre la fiducia in cosa? Nel nostro lavoro, nelle ricchezze, nelle realizzazioni terrene? Queste sono soggette alla mutevolezza del tempo. La nostra fiducia deve essere solo in Dio. La vera felicità e la sicurezza si trovano in Dio e nel suo piano per la nostra vita. La nostra cittadinanza non è di questo mondo, ma nei cieli, e lì troveremo il vero riposo. E volevo concludere facendo una precisazione su quello che è il discorso di Salomone. Salomone, in questo discorso, non sta condannando il lavoro, non sta condannando la ricchezza. Come lui non c'era nessuno così ricco. Salomone sta condannando il vivere per queste cose. Se noi viviamo per queste cose, invece che vivere per il Signore, come il Signore disse, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto, allora sarà un vivere in vanità, sarà un vivere, un correre dietro il vento. Vogliamo pregare un attimo? Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, per queste piccole riflessioni che abbiamo fatto. Signore, sappiamo che la vera felicità è solo aver incontrato te, avere un rapporto personale con te e un vivere per te. Sappiamo che le cose materiali sono necessarie per noi per vivere, ma se viviamo per quelle cose, allora la nostra vita sarà una vita infelice, sarà una vita piena di delusione. Signore, aiutaci a fare le giuste scelte, a dare le giuste priorità, che tu possa essere al primo posto e che possiamo vivere la nostra vita per la tua gloria, affinché possiamo, Signore, avere un tesoro nei cieli e non un tesoro sulla terra. Nel nome di Gesù. Amen.